Siamo nel piazzale della cooperativa Tre Ponti, qui ancora diciamo siamo in una fase di allestimento, vedete, anche di pulizia, qui stiamo ramazzando a più non posso, togliendo via gli aghi dei pini, carriole di roba, là la cucina è già quasi montata. E vedete lì la struttura dove ospiterà i tavoli, dove la gente si insomma, lascerà andare alle delizie della cucina, delle sfogline di Tre Ponti, ma non solo il cibo, il buon cibo è alla base di questa festa così tradizionale che da ben 35 anni si tiene qui nella piccola Tre Ponti, un mondo nel mondo, come piace a Gino Bartolucci. E noi siamo proprio qui insieme a lui perché qui ci sono tante aspettative anche per questa edizione, fervono i preparativi, adesso qui è tutto un fermento, voi non lo vedete, ma alle nostre spalle tutti gli amici della cooperativa Tre Ponti si stanno, sul lavoro, si stanno dando un grande affare per accogliere al meglio tutti gli amanti di questo momento. Insomma, Gino, anche quest'anno avete messo su un cartellone di grande attrattiva. Sicuramente sì, quest'anno veniamo poi dal Fano dei Cesari, che è proprio l'altro, i miei scoppiano, perché sempre sotto pressione. Belli tesi. Perché sai, noi oltre che essere la Tre Ponti, la Proloco, che è il nostro gioiello della città di Fano, noi siamo vicini come associazione, giustamente, perché la città di Fano merita questo e anche di più. La Cresciamatta, hai detto bene, 35 anni, una storia, no? Praticamente è rimasta la festa più vecchia della città. Esatto. Gli anni passano, diceva colui, guai non passassero, vuol dire. 35esima edizione, dall'anno scorso abbiamo aggiunto un qualcosa, perché Lino? Perché tutti venivano e dicevano la crescia, che roba è la crescia? Matta. Abbiamo messo l'oca e abbiamo visto che l'oca piace molto di più della crescia, naturalmente, tutto un altro piatto naturalmente. Un gran successo l'anno scorso, ci riproponiamo quest'anno con l'oca in porchetta naturalmente. L'anno scorso squisita, speriamo che sia squisita anche quest'anno, sicuro. Naturalmente, per chi è amante della tavola, perché noi abbiamo tanti amici, sì, la musica è importante, il festo è importante, però tanti amici che vengono perché si mettono all'aria aperta, in pura campagna, come dico io, a mangiare o un piatto di ravioli, o un piatto di tagliatelle, o due salsicce, o la cresciamatta, o l'oca in porchetta, ce n'è per tutti i gusti, il pesce fritto, perciò abbiamo un po' di tutto, perciò tanta gente ci aspettiamo che arrivi anche in questa edizione. L'hai citato tu, sempre grandi orchestre sono state protagoniste qui a Tre Ponti, ci hai sempre tenuto tu e gli amici di Tre Ponti a regalare il meglio che si poteva nel momento in cui veniva allestita la festa, perché comunque la musica di qualità è sempre stata una vostra chicca, una vostra caratteristica, e anche quest'anno ci sono protagonisti di grande rispetto. Sì, sicuramente sì, noi puntiamo su delle orchestre importanti, tra l'altro lo sai, da noi ormai da 2 anni si paga un piccolo biglietto, certo, un biglietto certo. Stupido, perché 2,50 euro, perciò uno che viene in una festa, che vede un'orchestra, che nei locali da balli paghi 10 euro, perciò se da noi paghi 2,50 euro, ci sta, anche perché sta. Purtroppo le nostre feste per sostenersi sono sempre più difficili perché gli sponsor sono di meno, certo. Fortunatamente le nostre donne in cucina lavorano, se no altrimenti se non ci fossero quei soldi lì, a festa andrebbe a monte. Però belle orchestre, noi al venerdì abbiamo Simona 40, al sabato Matteo Tassi e la domenica Mario Riccardi, tre grandi orchestre, tre grandi nomi, e naturalmente riteniamo che sulle feste che noi chiamiamo campagnole, la nostra che è molto imperniata sulla musica, sul ballo, questa sia la festa più importante della città. Negli occhi tuoi stupendi vedo che ora c'è. Festa che
devo dire la verità, io la conosco ormai da quando sono qui a Fano, penso che non c'è stato un anno dove non sono venuto, ma la cosa che mi strabilia ogni volta che io ci vengo anno per anno è che non mi ricordo tutta la gente dell'anno prima, e ogni volta mi sembra sempre di più, è sempre di più. Lo spazio non basta mai qui. Se hai visto di là c'è una pala ruspante che allarga lo spazio, sì, perché abbiamo adesso anche il terreno vicino, naturalmente, certo, per allargarsi un po', perché per la sicurezza prima di tutto, perché naturalmente un'area recintata non è più compatibile con le normative di sicurezza, perciò tolta tutta la rete, tutto il campo di là, perciò ha voglia che la gente arrivi, ha voglia di mettere tavoli, dopo non so se basta l'oca, perché il numero sai. Quante porzioni vi sono partite l'anno scorso? Tante. Quante oche? Solo 150, non molte però. Però può essere 150 oche. Insomma. Per chi è esperto di cucina sai che è un numero sicuramente importante, perciò. Insomma, la Crescia è nata qui, no? Poco distante da qua, c'era un forno, Gino, bravo, tu mi insegni, bravo. Che ne faceva un numerino... 35. Il primo anno 35. Adesso parliamo di 1000. Naturalmente, sicuramente bisogna essere reali di quella che è la situazione. Abbiamo perso un po' in qualità, perché naturalmente una volta erano i nostri forni a legna che cuocevano le cresce, adesso sono i forni industriali, perché naturalmente non puoi pensare di cuocere in un forno a legna, che poi non esistono più perché la campagna purtroppo si è svuotata, no? Come sì, suol dirsi. Una volta ogni contadino aveva il proprio forno. Sì, io mi ricordo che l'ultima volta che facemmo le cresce nel forno eravamo arrivati a 250, no? 300, quindi, perché adesso siamo a 3000, te capisci? I numeri siamo sono cambiati, altri numeri. I numeri sono però cambiati. È una cosa che la ricetta è la ricetta è di qua, la ricetta è la nostra, quella quindi non la diamo a nessuno, diciamo, però naturalmente bisogna essere realisti, perché la a me mi piace dire quello che è la realtà, perché la nostra crescia è questa. Una volta qualcuno mi diceva la nostra piadina, una volta noi le nostre nonne facevano tutte le piadine Saschiador, no? Praticamente adesso non si può fare più, no. E le mie vecchie, che alcune purtroppo non abbiamo più, dicevano: Gino, quando lasciano girare la piedina Saschiador è fatta la festa. Purtroppo non è così, però naturalmente certe primizie che mangiavamo allora oggi sono un po' diverse, però certo, il mondo è andato così, non lo possiamo cambiare noi. Però quello che è immutato nel tempo, oltre che la ricetta, che insomma l'hanno tramandata nonostante ci si sia un po' industrializzati, diciamo così, è il clima. Qui a Tre Ponti, io insomma le feste, voglio bene a tutte le feste, perché sicuramente mi hanno accolto, no? Anche tu sempre molto bene, siamo recenti dei successi del fritto da Tombaccia, insomma anche lì è... Però qui quando si viene a Tre Ponti c'è un clima particolare, ci si sente subito a casa. Sì, perché 35 anni, no, oramai è un clima che praticamente tutti ci conoscono, tutti mi conoscono, anche attraverso la vostra emittente. Perché dove vai? L'altro giorno ho incontrato una signora che mi faceva una grande storia, ho dovuto dirgli: scusi signora, non mi ricordo bene. Dice: no, io la vedo in televisione. No, io la vedo. A posto, ce l'avevamo detto tutti. Ti posso assicurare che è una cosa che conosco molto bene. Io la vedo in televisione. Benissimo, che ci vede in televisione, va benissimo. Però Lino, sai, la nostra chicca poi è cosa è diventata? Il lunedì. Esatto, il lunedì. Il lunedì, noi lunedì ci aspettiamo che tanta gente venga al nostro concorso di barzellette. Devi pensare che, allora, Bicio è il nostro ospite, perché certo, Bicio vinse la Sai l'ultima nel 2001. E tra l'altro concorre. Ma te, io ti devo dire che ho avuto 5 telefonate di Mediaset che sapevano che a Fano c'era una gara di barzellette. Pensa te. E dovevo trovargli dei concorrenti. L'unico concorrente, gli ho detto: guardi, ci abbiamo Bicio, quello già l'abbiamo contattato noi, lei mi deve trovare altri. È facile che gente... Non sono riuscito a mettere un concorrente, però, che fosse disposto ad andare a Milano a fare sto provino, certo, praticamente.
Però comunque vuol dire che sono tre ponti. È logico, questi da Milano hanno visto che a tre ponti, c'è una gara di barzellette. E quella serata con gli amici del San Costanzo che faranno da presentatori, Bicio che ci farà raccontare le sue, e già 12, 13, non so quanti concorrenti, perché i concorrenti vogliono aumentare, dobbiamo, perché anche perché una gara non possono essere 30, perché non arriveremmo alla fine, i tempi. Io dico che una serata di quel tipo non deve durare più di due ore, perché poi diventa monotona, perciò chiuderemo con 11-12 concorrenti, quelli che praticamente il massimo della portata, però anche lì cresciamo, perché attraverso la vostra emittente c'è arrivato uno da Ancona, non so da che parte, che aveva visto sulla TV questa pubblicità di gare di barzellette. Voglio partecipare. È logico che si allarghi il tiro, vai fuori regione, però il nostro è un qualcosa del circuito locale. Ecco, certo. Allora, il nonno porta il bambino al parco. Sto fiola a un certo punto, nonno, la piccia, mi scappa la piccia. E dice, figlio mio, adendo te la fa fa, andiamo dietro a st'albero, vai, vieni oltre. Nonno, te tiri fuori anche te, pigellino, fai piccia insieme a me. Ma figlio mio, io non posso picciare insieme a te, dai, su, cammina, fa sta piccia. No, allora io mi piccio addosso. No, per carità, allora dai, che ancora nonno la fa. Via, se tira giù i calzoni, incomincia a cercare. No, non fai, ma non fai, piccia. Sì, tu nini de nonno, tu mettele, ma tu nonna non se trova mai niente. Quindi un calendario bello, abbiamo citato insomma la punta di diamante, che è la serata insomma con delle barzellette, poi abbiamo le grandi orchestre, il buon cibo, io direi che anche non abbiamo citato le scuole di danza, sì. Perché da me tutte le sere, capisci, c'è un orario che è quello dalle 8 alle 9, dove le orchestre giustamente mangiano anche loro, perché preparano, poi mangiano. Allora, in quel lasso di tempo ho delle scuole di danza, praticamente ho il venerdì, il sabato c'ho la Sabrina, la nostra amica Sabrina, che fa anche i corsi di ballo qui da me, con tutti i suoi gruppi. Devi pensare che lei mi muove dietro di lei 300 persone. La domenica abbiamo Mattia Diamantini, però quello che voglio precisare, da me loro sanno che il tempo è dalle 8 alle 9, alle 9.10 c'è l'orchestra, loro sanno che alle 9.10 sul palco non deve esistere più nessuno, perché deve salire l'orchestra, perché la gente viene per divertirsi e per ballare. Naturalmente vedere gli altri ballare è bello anche quello, però intrattenimento ci sta, però in un tempo giusto, che è quello che l'orchestra mangia. Benissimo, insomma, niente tempi morti, quindi se siete tra i pochissimi che non hanno mai messo piede qui a Tre Ponti, non vi fate sfuggire quest'anno di venire qui, perché il programma è interessante, il buon cibo c'è, la musica c'è, l'amicizia, il clima, l'accoglienza, naturalmente anche le grandi orchestre e, perché no, l'occhio vuole la sua parte, il ballo, i ballerini e le ballerine mentre mangiate magari le tagliatelle, che qui sono molto buone, o l'oca. Ecco, direi che gli ingredienti ci sono tutti, Gino, quindi aspettiamo tutti qua a Tre Ponti. Aspettiamo tutti da venerdì, sabato, domenica e lunedì con la serata finale. Non mancate. Noi è l'amore che danza, tra le note del vento, la sua musica.